Ma quel coglione di Tony da Milano, ma lo vogliamo mandare a fanculo una volta per tutte? Mi fai parlare? Ma cazzo, ma questo è contro l'Europa, contro chiunque porca troia va a Bruxelles a fare l'Erasmus. Ma fai schifo! Devi essere coerente, brutto pezzo di sterco! Sei una merda! Ma veramente! L'incoerenza, incoerenza uguale Tony da Milano. Ma vattene a fanculo, cazzo. Vai in Unione Sovietica, anche se non esiste più, e speriamo che resti sotto del ghiaccio, cazzo, e non ti svegli mai più, pezzo di merda. Ma veramente, mi manda i matti sto deficiente. Mille volte noi, che cazzo vuol dire? Infatti, cioè... tu mi preoccupi molto da tanto tempo, te lo dico sempre. Fermi infatti, tutti, certo. Tony da Milano, sì. Tony da Milano, eccolo qui, Tony. Tony Capozzo? Sì, Tony, sì. Tony, no, ma magari no. Tony Capozzo. Sì, sì, Tony. È 20 volte più alto di te, coglione, dico di statura morale. Ma che c'entra? No, niente, che c'entra? Ho sentito... Ma stai zitto, non cominciare. Ho sentito un povero coglione che comincia. Giustamente che ti ha massacrato, ti ha riempito di botte quello là, dicendo. No, no, beh, ascolta, devo dire che la sua dialettica è, cioè, lineare, scorrevole. Però è un povero coglione, un povero imbecille. È un povero imbecille, è un povero imbecille come il tuo compare di merende Parenzo, che non riesce a capire che alla 7 non è più alla Zanzara, che deve fare il serio. L'anarco-stalinista, l'anarco-stalinista. È adesso insegna anche televisione. Parenzo, insegna Parenzo, anche televisione, oltre che Parenzo, stalinismo, il signore. Testa di cazzo, ascolta, insegna ascolta anche tu TV al compagno adesso, Stalin, vero? Devi più grazie di quanti tu ne possa dire in tutta la tua vita alle altre evviva persone. Evviva il compagno Giuseppe Stalin. Ma la sai la canzone o no? Evviva il compagno Giuseppe Stalin, terrore dei fascisti, dei falsi comunisti. Traditore, senti, traditore. Anzi, neanche traditore. Perché non sei mai stato dalla mia parte. Ma aspetta bravo, che c'è Matteo, certo, da Milano. Fermo, c'è Matteo da Milano. Matteo, dimmi, resta lì, Tony. Matteo, dimmi. Mai. Ciao Beppe, ciao. Sì, ascolta, io vorrei dire a quel coglione di Tony da Milano, ottimo, che è un poverino, un incoerente totale. Questo qui fa l'Erasmus a Bruxelles, cazzo, la capitale dell'Europa, e Cristo santo si dichiara anarco-stalinista. Ma sì, dai, cioè, un imbecille, siamo, dai. I matti compresi. Questo è matto. Insegnami tu, Gramellini. Ma che dai, Gramellini? Coglione. Ma che cazzo dici, imbecille? Ma che cazzo dici, Gramellini? Ma imbecille, ma sei tu, testa di... Vuoi vedere ma che me lo vengo a fare a casa tua all'Erasmus? Sì, e ti calcio sotto un ponte. Poveraccio, che non sei culo. Altro. Ti faccio un bucio di culo. Va bene, dai, vieni a Bruxelles, coglione. Vieni qua. Aspetta. Perché te fai il rider, giusto, a Bruxelles, fai il rider, vero? Sì, così no, sembra. A Milano, qua a Milano, borsa di studio. Alla borsa di studio, c'è questo qua. Perché studio e perché vado bene negli studi e la sera lavoro, differenza tua, mantenuto di merda. Mantenuto, coglione, sei un poveraccio, sei testa di cazzo. Comunque, ma vai a fare il culo, coglione. Calma. Confronto pacato. Matteo, che volevi dire? Non ho capito. Ma come pacato? Un disastro. Se venite a prendere le consegne nel ristorante dove lavoro io, gli pianto un batticarne nella testa, probabilmente rinsavisce sto deficiente. No, violenza, senza violenza, senza violenza, dai, su. Qual è il tuo ristorante? Dagli il mio numero. No, ma io... che è sta cosa? Ma che siete matti, siete? Violenza fisica, no. Qui si esclude la violenza fisica. Ma io non ho capito, fisica. Non ho capito, ma... pensato madre natura, ma figurati con la se... fisica con questo. Ma figurati se mi prendi una denuncia per sto coglione, piuttosto di fare. Che denuncia. Scusami, bravo, Matteo, non bravo, ho capito cosa hai da rimproverare a Tony, però, signor anarco stalinista, cosa hai da rimproverargli? È un incoerente. Ma dimmela tu, spiegamela tu la coerenza, coglione. È arrivato, non lo so, il filosofo di Padova. Ma vaffanculo, imbecille, ma che filosofo? Ma che filosofo? Beh, anarco stalinista che usufruisce di una cosa che offre il capitalismo, l'economia, esatto, di mercato, esatto, cioè la borsa. Allora non mangio più, non mi vesto più, bravo, perché vestite il cibo è fatto da un sistema capitalista. No, ma vuol dire? Non capisci un cazzo. Cioè, che anche Ariel il treno l'ha pagato la Germania per andare nell'Ulster. La Germania era il paese capitalista per eccellenza. Imbecille. Ma non sono un prete, testa di cazzo. Imbecille. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao.